ricordato il vice sindaco, due aspetti molto importanti che sono le novità degli ultimi anni: la portabilità e la cancellazione semplificata. Mi dispiace dirlo che sono purtroppo una delusione, perché non sono andati i grandi progetti a buon fine. Portabilità: il governo ha ritenuto che fosse una cosa semplice, cioè se Tizio aveva un mutuo da 100.000, un'altra banca gratuitamente diceva no, ti do io i soldi a meno, senza spese, perché il fascicolo del mutuo della prima banca passava alla seconda, quindi la seconda banca doveva dare i soldi tranquillamente, semplicemente senza spese, non c'era nulla da spese. Ma come ha fatto il governo a pensare che una banca dava dei soldi semplicemente fidandosi dell'istruttoria della precedente banca? Sarebbe stato un sistema fantastico per frodare le banche. Io sono amico di un direttore, riesco ad avere un mutuo da 2 milioni di euro, non c'è problema, perché il giorno dopo faccio la portabilità e quindi me lo prendo all'altra banca. È chiaro che una banca, se vuole dare i propri soldi, ha diritto di verificare tutto quello che vuole verificare dell'aspirante mutuatario, di chiedergli la TAC, di proprio, ha diritto pure di dire no, io li do solo a quelli biondi con gli occhi azzurri ariani, sono soldi suoi. Quindi la banca ha cominciato a rifare le normali istruttorie, che costano. Naturalmente non ha voluto farle gratis, le surroghe non si facevano. È intervenuto il governo, le banche sono cattive, 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 contrasto è uno Stato, alla fine si è trovata la soluzione, e cioè il cliente non paga nulla, i costi ci sono lo stesso, paga la banca, ma la banca ovviamente questi costi da qualche parte li recupera, quindi è rimasto esattamente tale e quale al primo, solo che il cliente è gabbato spesso, scusate, perché in quel momento non paga, ma poi paga attraverso dei meccanismi collaterali.